Ciao, io sono Anna, ho 17 anni e ho fatto il mio internship in Irlanda e di preciso a Kilkenny, che è una piccola cittadina nel sud-est. Frequento il liceo linguistico qua a Treviso e frequento la quinta superiore. Allora, la cosa che mi ha colpito di più di questa esperienza è stato sicuramente adattarsi a una cultura completamente diversa dalla mia e anche come le persone mi hanno accolto, soprattutto a lavoro. La maggior parte degli irlandesi sono molto molto gentili in generale. E sì, questo, ad adattarsi a questa nuova cultura e soprattutto scoprire che riesco a parlare per 24 ore di seguito in inglese, che sicuramente è una cosa molto importante per me. E questo. Allora, ho fatto il mio internship in Irlanda, a Kilkenny. Ero seguita da un tutor che viveva anche lui a Kilkenny e che vedevo ogni mercoledì, dove potevamo aggiornarci su qualsiasi cosa se avevamo bisogno. Ho lavorato in un coffee shop e mi sono trovata molto molto bene, i colleghi sono stati subito accoglienti. I primi giorni ovviamente sono i giorni in cui devi imparare tutte le cose, ma alla fine ti fanno fare praticamente tutto del lavoro, almeno a me hanno fatto fare sei caffè, il cibo, le ordinazioni, quindi c'è stato molto dialogo anche con i clienti, che è sicuramente importante quando devi migliorare il tuo inglese. E negli altri giorni lavoravo dal lunedì al venerdì. Nel weekend avevo un giorno libero e un giorno andavamo a visitare una città in Irlanda, come ad esempio Dublino o Cork. Invece nei giorni liberi potevi fare qualsiasi cosa che volevi. Cioè, durante la settimana, dopo il lavoro, di solito si passava il tempo con la tua host family e si vedevano film, si preparava la cena insieme e quindi c'erano sempre momenti di scambi a livello linguistico, quindi parlavi molto, eri anche obbligata a parlare molto. La più grande differenza che ho notato rispetto all'Italia sicuramente è il fatto che nel mio posto lavorativo c'erano molte persone giovani, c'erano sicuramente persone non più grandi di me, ma anche persone della mia stessa età, che sicuramente in Italia non è scontato, e soprattutto minorenni. E, vabbè, a livello di cibo ovviamente è totalmente diverso dall'Italia, però ci si adatta molto velocemente. E a livello anche per le persone, ripeto, sono molto molto gentili. È una cosa che forse qua in Italia non siamo tanto abituati, perché ad esempio, non lo so, vai per strada, cammini e completamente uno straniero ti saluta e ti augura una buona giornata, che sicuramente è una cosa bellissima e ti migliorerà sicuramente la mattinata, ecco. Allora, io sono partita con un'altra mia compagna di classe e abbiamo deciso di partire insieme perché comunque ci piaceva questo progetto. E vabbè, noi andiamo molto d'accordo e siamo stati un po' una sicurezza l'una per l'altra, sia in aeroporto, anche quando siamo stati a Kilkenny non conoscevamo ancora nessuno, e quindi è comunque un punto di riferimento che parla la tua stessa lingua in una città straniera, quindi sicuramente di aiuto. E co poi comunque fare un'esperienza con un amico è sempre bella. Questo stage è stata la mia prima esperienza di lavoro in assoluto, quindi era iniziare qualcosa completamente da capo e senza sapere com'era l'ambiente. A livello linguistico ovviamente mi ha aiutato un sacco perché dovevo parlare continuamente con i clienti, chiedere le ordinazioni, cosa andava bene, cosa non andava bene, e quindi ho imparato nuovi vocaboli. E invece dal punto di vista del lavoro, sicuramente cioè, è totalmente differente dallo studio. Ci sono molte responsabilità, ci sono dei tempi da rispettare, ovviamente, e quindi questo mi ha colpita sicuramente e ho imparato molto e sicuramente questa esperienza mi aiuterà nel futuro ad affrontare una nuova esperienza lavorativa.
per me questo stage, comunque questa esperienza in generale, è stata un po' una conferma di quello che vorrò fare in futuro, anche perché voglio continuare con le lingue, sia all'università, e andare 3 settimane da sola in un altro paese che parla la lingua che vorrei parlare io 24 ore, è sicuramente stato appunto una conferma. E sono molto contenta del fatto che io sia riuscita a comunque superare questa cosa da sola, a gestirmi, cioè non mi sono bloccata a livello linguistico, perché magari parli con le madrelingue e pensi no, non so l'inglese, ma in realtà più parli, più ti viene meglio. L'associazione che mi ha accompagnato durante questo viaggio, secondo me, ha organizzato tutto in modo perfetto. Mi mandavano continuamente email con degli aggiornamenti, avevo un diario dove c'era scritto tutto quello che dovevo fare ogni giorno, o comunque quasi ogni giorno, quando non lavoravo. Se avevo bisogno, potevo scrivere direttamente al tutor, quindi era disponibile 24 ore su 24. E anche il fatto di trovare un posto lavorativo che accoglieva studenti, secondo me è stato organizzato molto bene. Consiglierei sicuramente questo stage perché ti dà l'opportunità di lavorare e imparare o comunque migliorare una lingua che non è la tua e scoprire nuove culture. Conoscere nuove persone che magari ti rimarranno più avanti. Durante il mio soggiorno in Irlanda, ovviamente, ho conosciuto un sacco di persone tra i miei colleghi e la mia host family e i ragazzi che facevano la mia stessa esperienza, che però provenivano da altri paesi. E mi sono trovata molto bene con la mia host sister, che era tedesca. E faceva anche lei un'esperienza lavorativa in una scuola e ci siamo trovate subito bene e siamo ancora in contatto. E a livello di colleghi, tutti sono stati molto carini con me e il capo l'ultimo giorno mi ha detto che se voglio ritornare il posto è sempre libero e quindi sicuramente là ho una sicurezza. E a livello di amicizie, tutti i ragazzi che ho ritrovato magari nel mercoledì sera o durante il weekend abbiamo fatto subito amicizia e siamo ancora in contatto, ci mandiamo le foto a vicenda e sicuramente secondo me avere delle relazioni al di fuori del proprio paese è una comodità per molti motivi. Dopo questa esperienza sicuramente ho notato dei miglioramenti a livello personale. Prima di tutto sicuramente la relazione tra le persone, la comunicazione, mi viene molto più facile, sono me meno agitata quando parlo magari con persone straniere, ad esempio ai clienti. Il secondo punto è sicuramente l'ansia. Sono riuscita a gestire l'ansia, che è una cosa per me molto importante, e cosa che qui in Italia facevo molto fatica. L'ultimo miglioramento che ho notato in me è stato sicuramente come ho reagito ai feedback che le persone mi davano al lavoro, ai complimenti che mi hanno dato più sicurezza in me stessa e mi hanno aiutato sicuramente a migliorare.